abbiamo nostro dog meat, ma in realtà siamo insieme alla nostra amica, come si chiama? Piper. L'altra volta abbiamo fatto la missione del crogiolo, ma non potevamo completarla perché non sono abbastanza abile nel aprire le casse. Cioè, la cassa, scassinarla. Ecco, non mi veniva. Allora, cosa facciamo? Questa è quella che è durata 7 anni. Andiamo a vedere gioiello nel Commonwealth. Andiamo a fare questa, la chiamata della libertà. Mappa qui. Andiamo, dai. Oggi sono senza voce. L'influenza e la tosse mi hanno tolto. Ma qua c'è un'altra officina o cosa? Ehi! Sanctuary, sapevo che ci avresti raggiunti qui. La tua energia è legata a questo luogo. La mia energia. Che vuoi dire? Pensavo di Come averti ha fatto a dimenticato. riconoscermi? Ho visto che uscivi da quella specie di congelatore. Conosco il tuo dolore. Questo mondo non è il tuo, ma devi viverci. Le visioni possono aiutarti, hanno sempre delle risposte. Devi solo portarmi del jet, così potrò dirti che cosa vogliono rivelarti. Ecco a Tieni, ne te. ho un po'. Anche tu non lo disprezzi, eh? Dovrebbe bastare. Ora lascia che le visioni mi portino là dove vogliono condurmi. Stai cercando un uomo. Egli può aiutarti. Ma non è Nel frattempo, colui che ah, vero, mi desideri. dimentico che non Si si sente trova in là. un Questo luogo ci profondo, sta dicendo, si trova in un buio, luogo profondo, buio. circondato da persone animate da intenzioni Nel crudeli. frattempo a Ma Piper c'è non è anche piaciuto quello che abbiamo fatto. Perché? Qualcosa nel Dice che passato che migliorare le vuoi relazioni con le aiutarti. persone con cui siamo Quando può sbloccare dei incontri talenti l'uomo spirituali. corpulento e la donna incollerita, di loro. Ok. Ricorda la La cava, vive lì giù cavali. sulle rocce. Ricorda la cavali lì giù sulle rocce. Lasceranno passare te e chi ti sta vicino. Wow, è stato più faticoso del solito. Ora ho bisogno di riposare. Ok, buon riposo. Vatti a rilassare. Ma è Coswold? Quindi siamo nella città. Diciamo di sì. Ho trovato Ho nuovi trovato amici. nuovi In amici, questi tempi non ottimo. se ne hanno mai abbastanza. So di non essere Mr. Cazzi, ma se ha bisogno di me, sarò onorato di accompagnarla nel Commonwealth. Deve solo chiedere. Anche lui. No, No, niente. D'accordo, allora. allora. Anche lui ci aiuta, è un robottino. Ma che carino, a saperlo prima, glielo chiedevamo. Io preferivo il A me che avevo cane. trovato subito il cane, Io preferivo il cane. eh? Sì, però quello spara, il cane è un po'. Ma Eh? il cane è morto. Salve. Ehi, hai un momento? Volevo ringraziarti per averci aiutati a Concord. Non ce ne Ero frega sicuro ci niente, fossimo rincontrati io prima. faccio spasare tutti questi. Hai avuto Siete stati fortuna. fortunati. Ma credo che la vostra fortuna sia finita qua. Siamo portatori di buone Credi notizie. che non lo sappiamo? Guardaci. Riusciamo a malapena a tirare avanti. Abbiamo passato le pene dell'inferno. Mi piace Mio questo figlio muovo a malapena la bocca. è morto. È fallito come Terribile. padre, non è giusto, dai. Nessun genitore dovrebbe veder morire il proprio figlio. Oh, No, almeno una risposta decente. infatti, continuo a pensare che forse avrei potuto fare di più. In ogni caso, grazie ancora. Un po' di compassione, my friends. Ora possiamo fare sempre le persone di merda, è giusto?
Senti, usciamo da qua e andiamo verso la missione. Perché abbiamo... Dai, cioè, pure, quanto ti serve? E che c'hai lo scudo di ferro? Cioè, lo scarafaggio di Iron. Speravo che tornassi. La Dovevo tossita mi ha dare fatto ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. sì. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Sei il padrone. Sì, è bello. Io vivevo qui prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che vivevo qui più di 200 200 anni anni fa. fa. La maggior parte di Allora questo quello periodo nipote. passato Cosa? in ibernazione, qualcosa del genere, Cosa? prima di risvegliarmi poco tempo fa. Cosa? Wow. Chi risponde così? Come uno di quei vecchi ghoul prebellici, hai detto di aver Lui. Anche vissuto in uno stato di ibernazione. questo non lo Chi sa che altro è ne veniamo da sopravvissuto a parte 270 anni prima. te? Solo mio figlio, il quale mi aveva preso mentre non potevo muovermi. Hai incontrato qualcuno con un ragazzino? Ah, mi dispiace. No, non mi sono imbattuto in Ma nessun questo è bambino rapito. grande, ma quel bambino, Però poi quel bambino non lo tranquillo. sa di essere stato rapito, è Comunque, stato preso da sono neonato. felice che tu sia qui. Ma comunque, sarà grande il Spero bambino. non ti dispiace, Sì, ma ma comunque ho non un lo sa altro che è stato favore da rapito. chiederti. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da Ma parte di un comunque non lo sa che insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da è qualche stato preso parte. da L'unica possibilità che ora abbiamo di ricostruire i Minutemen è la morte dimostrare in alla gente diretta. che possono contare su di noi nel momento del bisogno. No. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Cos'è? Non è che puoi La occuparti di pillola. me. La caramella pillola. Di che genere d'aiuto hanno bisogno? Il solito, Ma cosa me la credimi. gola, Stefano? Parla con quella gente e vedi di scoprire tutti i dettagli. Ok. Con piacere. Splendido. Andare ad ammazzare i I predoni mi Minutemen piace. avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturgis. Sarà contento di avere un aiuto. Sturgis. Chi cacchio è Sturgis? Me lo ricordo Sturgis! Chi cacchio è Sturgis? Allora, map, dati. No, dobbiamo sbloccare, dobbiamo trovarlo noi su Sturgis e sicuramente si sbloccherà una nuova Mission. mission. Sì, però Avrei dovuto impegnarmi di più. più long, le Piper, La paga questa è del Mamma pecore è Murphy. maleodorante. Avrei un favore da chiederti. Può Sturgis, sembrare ti va di lavorare sciocco, un po'? ma mi serve una sedia. Che genere Cosa di ti aiuto ti serve? serve? Per cominciare, Cosa? ci servirebbero dei letti Ora veri. ti chiedo troppo. Siamo stanchi di dormire per terra. Perché non lo Perché hai fai tu? bisogno del mio aiuto per costruire i letti? Ascolta, abbiamo un sacco di lavoro da fare e sono settimane che scappiamo. Ci servono cibo, acqua, un riparo. Scegli. Tu mi hai chiesto cosa potevi fare per aiutarci e io ti ho risposto. Allora, hai intenzione di darci una mano o no? Ma non gli posso sparare Ti a uno sembra di un questi. falegname, per caso? Non era questo che intendevo. Hai detto che volevi aiutarci e al momento ci serve una mano con i letti. Ah, Piper non è Con piaciuto. piacere. Molto Che bene. cacchio. Procuraci un tetto per la notte. Alcune di queste case sembrano ancora Ora, abbastanza Piper gli è solide. piaciuto. Dovrebbero fare al caso nostro. Là c'è un banco da lavoro. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Veramente? Cosa schifo devo fare?
veramente non ho capito cosa. Ah, officina, mobili, letti, ce ne abbiamo a buttare, serve tessuto, vabbè, poi dai. Ah, guarda. Posso riciclare le cose. Che figata. Allora aspetta un secondo. Acciaio e legno. Ci serve del tessuto. Io ho giubbato la sedia a quella. Vabbè, posso andare nelle altre case? Ad aggiobbare le cose. Ma è una cosa assurda questa. Ti pare che l'avevo capito? Che posso andare in giro a raccogliere e distruggere le cose per recuperare come schifo si dice, tessuto, il materiale per fare l'armatura. Ah, questa è la casa loro. La casa loro. Vabbè, il tappeto non se ne fanno niente. Allora, mobili, letti, facciamoci questo letto che è più sistemato. Dopo glielo facciamo, ti distruggiamo tutto, facciamo gli spazi. A me facciamo un paio di letti. Oh, è ruoto lo sto letto. Come si fa? Vabbè. Devo trovare altro tessuto. Nella sfasciata così. Potrei fare. Tale. Tutto il. Posso distruggere l'intero fabbricato. Assurdo. Veramente. Sai che ti dico? Che io adesso. Se mi gira qua faccio. Tolgo la. Quell'officina là. E costruisco un piccolo. Un piccolo rifugio, sì. Ceramica. Oh sì, per diletto. No, ancora tessuto, va bene, dai. Torniamo lì e vediamo di finire la missione. Se riusciamo. Esci. Abbassi la guardia pensando di essere al sicuro? Sei fregato. Sturgis. Mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. Pure. Che vuoi dire? Tipo un pozzo. Così non dovremo continuare a bere l'acqua del fiume. Quella roba ti ammazza.
Si costruisce sempre? Sì. Officina. Collocabile solo nell'acqua. Serve ancora tessuto. Del rame. Vite, sughero, legno e plastica. Eccellente. Prendi. Voilà. No, difesa. Risorse. Sono schifo, prendo dell'altro. Vabbè, dai, non gli posso smantellare mezzo paese. Ah, serve ancora della ceramica. In una casa ci sarà un lavandino distrutto. Ok, vediamo se funziona. Aspetta, dov'è la casa? Questa qua. Giusto? Oggi ci stiamo dando le costruzioni. Magari un pochettino più accessibile. Ma non mi puoi chiedere 7000 cose al minuto, però. Allora, dov'è? Ah, il generatore già lo posso costruire. Ottimo. Quindi torniamo lì. E la mettiamo vicino così. Non devo. 2 e 3. No, poi il generatore di luce abbiamo. Dai.
del cavo. Quello che c'è nel primo oggetto voleva un cavo. Risorse, creazione oggetto, risorse. Il cavo come schifo si fa? Collega un cavo al generatore e come? Connettori. Condotto elettrico. No, mi sto seccando. Veramente, non riesco a capire come schifo lo devo fare. Ma gli manca la ceramica. Ecco perché non me lo fa fare. Devo trovare degli altri gabinetti da distruggere. Ma tutta sta ceramica. Ah, tutta sta. Tutto sto casino serve per. Bagno. Scusi, the chess room dov'è? Allora, torniamo a prendere l'acqua. Comunque, veramente, mi sto intrippando male scoprendo queste cose. Queste cose cosa si può costare? No, che si può creare sta roba. Allora, come schifo si connettono. Non capisco com'è. Io mi sto seccando. Incomincio a imbarazzarmi per il fatto che non riesco a capire come si collega a sta cosa.
Collega un filo, c'è scritto. Quindi non dovrei fare connettore, ci dovrebbe essere filo. È giusto? Perché non... No, veramente non sto capendo. Mi sono rotto le scatole, basta. Non sarebbe più. No, spegniti, spegni. Oh. Basta. Non riesco a farlo funzionare, fine del discorso. Poi se ne parlo. Andiamo qua, mi sono rotto le scatole. Abbiamo perso almeno un quarto d'ora a provare a fare sta cosa. Dov'è la tizia? Nessuno, non possiamo andare. Ma te li ho dati tutti due, fanno niente. Ma non mi ha dato niente. Ah sì 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 sì. Già mi ero dimenticato. Perché mi dà quella cosa da prima? Super l'ultima uscita. Vabbè, Piper se n'è andato, mi sa. Così? Ma non lo so, non mi sta seguendo più. Ah, ok, mi sta raggiungendo adesso. No, fatela con calma, eh. Non ti mollo. Così impari. No, devo girare, devo tornare indietro. Quello è l'unico ponte che ci fa uscire senza passare da dentro l'acqua. Ho fatto strada inutile, devo controllare la mappa prima. Ma la fai una cortesia? Che? Controlli poi come si fa il cavo in Fallout 4.
Quasi almeno la prossima volta. So che cosa devo fare. Cavo elettrico. Devi attaccare la pompa dell'acqua, aggiungere naturalmente il filo elettrico sul console, devi direzionare il generatore e premere il campo. Dopo di che colleghi manualmente i cavi di estremità. Ma mi sa che non è questo. Si sparano. Vuoi il rame? Devi trovare il rame. Aspetta, aspetta. Non era quello che stavi leggendo prima. Era giusto. Allora prendo l'ora. Ma dov'è che sparano? Vabbè. Accogliamolo, lasciamo perdere. Che cosa? Qua tutto è chiuso, va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. A sinistra. Non è il momento di girare qui. E ci ripasseremo. Di nuovo, ecco. Salviamo, che è un sacco di tempo che non lo facciamo. Soprattutto perché sono andato ad attaccare a quelli e quindi già so che me la passerò male. Dai, spara gli interni. Dai, prendilo. Finalmente un po' di precisione. Belli sta. Vabbè, dai. Ah, si entra qui dentro. Ma io preferirei non scendere qui.
Vabbè. Non riuscirò a forzarla. Ehi, ci sei ancora? Non vedo quasi nulla. Se le luci sono accese. Che cazzo è stato? Non c'è niente. Che ne pensi? Senti, volevo fare una cosa. Ti facciamo una cosa. Poi veniamo ad esplorarlo qua. Mentre di fare quella missione. Liberiamo all'esterno. Che è sicuramente da liberare ancora. Tappi. Cosa ci fa la mosca? È morto. Ok. Vodka, cibo per cani in scatola. Dai, continuiamo. La nostra avanzation. Facciamo di qua. E via. Intanto salviamo. Che non si sa mai. Martello a punta tonda. Ma è lei che gli spara? Se dobbiamo ballare, balliamo. Dai, vabbè, adesso non gli sto facendo niente. Chi è solo? La colonna di lato che stava bravo, ok. Offofra. Ma stai zitto e spara. Quella è la frase del Kaiser, devo dire. Scatola di tappi, scatola di tappi. Questa è una bella cosa. Anche se come tappi erano un po' pochi. Senti, siccome ho paura di saltarmi in aria qua. Riprendiamo il viaggio, no? Pianta di tacos. Tatos, scusami. Ah, sono tuoi. Ehi, torno subito. Mi dispiace. Ciao, Piper Bright del Public Occurrences. È vero. E cosa vuoi? Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Stai calmo. Calmo. Sono dei Minutemen. Sono qui per dare una mano. Sono qui per dare. Non credevo nemmeno che esistessero.
Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio, ma non credevo che sarebbe servita a qualcosa. Invece sì. Mi piace che riescono a parlare senza muovere. Minutemen di questi tempi, dopo Quincy. Brutta storia quella. Allora, qual è il problema? Posso fare qualcosa per aiutarti? Oh sì, sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste, minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Ce penso io! Mi occuperò io. Grazie. Se questa volta fate sul serio, le cose non potranno che migliorare. Fare Capitano, arrangiati. Allora... E dov'è? Allora, dove dobbiamo andare? Mappa. Andiamo. No. Non ci siamo mai stati? Ah, quella è un'altra cosa. È per Piper. Senti, andiamo un attimo qua. Così facciamo content a Piper, che recuperiamo l'ultimo numero e poi andiamo ad ammazzare quel cavolo di predoni. Ti serve questo giornale? Contiene tutto quello. Grazie. Credo. Dico sul serio, l'istituto rapisce le persone. Ti credo. Sì. Grazie. Sei davvero un agnellino smarrito nella tana del lupo. Mappa. Allora, dobbiamo arrivare qua. Qua. Allora. Andiamo qua e ci spostiamo a nord. Chissà perché la prevedo lunga sta cosa. Ok, giriamoci intorno e andiamo. Allora, dove siamo usciti con... si chiamava Dance quello. Quella corre, fa un casino. Ma chi? La nostra amica. No, per favore. Chiudi? Non si può chiudere? Aia! È esploso. Quindi abbiamo ammazzato quei tizi. Oh cacchio, che cos'è? Il gigante, stai lì. Quello che ti dicevo. Allora, salva la partita. Ci proviamo ad ammazzarlo? Dai, è assai che non moriamo male. Devo sparargli una testa. Qualcuno ha mangiato un bel po' di crema. Tutto a posto.
sguardo critico, ma non gli sto facendo niente. Ci vorrebbe un carro armato per fargli male. Quello mi lancia le pietre, come faccio? Se è bello, ti lancia le pietre. Se sul Fallout ti lanciano le pietre. Cosa fai? Ovunque tu andrai. Sempre sul Fallout creperai. Sarà. Appena si è sbloccato dalla pietra mi ha massacrato. Ok, ricordiamoci che qui il gigante è come il Cavaliere Nero. E tu la sai la storia del Cavaliere Nero, eh? Qual è? Ah, caspita. Non la posso dire. In balla del canale. Ma chi ha visto Kung Fusion dovrebbe saperlo. La storia del Cavaliere Nero. O la barzelletta di Gigi Proietti. Lei lo sa che c'ha. Ehi, qui ci sono i rottami migliori del Commonwealth. Commercio. C'era un gatto, l'hai visto? No, io ho sentito Spaparacchio. Qualcuno che cantava Spaparacchio. Carne di gatto. No. Carta di debito. I gatti non si mangiano. Villa Vicenza. Stavo vedendo. No, va bene così. Mi sono preso quella cosa così tanto per fare un po' di brodo. Salva. Il gattaro di Fallout. Cioè, il gatto mi ha spostato di peso. Il che è tutto dire. Senti, salviamo la partita. E siamo quasi arrivati. A dove dobbiamo morire male di nuovo. Quello cos'è? Si capisce. Capisci, capisci. Scendiamo un attimo. Se stiamo qui ancora un po' avremo più arti e meno capelli. Andiamo nel tubo di scarico. È stata sempre la mia passione entrare nel tubo di scarico. Oddio, detto così può sembrare male. Volevo essere soltanto. Pessimo panorama. Un po' di sarcasmo. E così quel tizio si è assicurato di avere tutto il necessario prima di iniziare il suo campeggio in quella piccola capanna in cima. Ha ricontrollato la sua lista e tutto il resto. Ascoltiamo. All'atto rogo. Ah! E questo tizio ha inventato il transcendentalismo, scemo. Sembri. Non ci siamo, se non. Scusi, però. Modo come un altro di tenere lontani gli ospiti indesiderati. Allora,
acqua sporca. Psycho. Perfetto. Salve. Mi avevo fatto quasi cacare addosso qualcosa. Non puoi morire così. E non morire. Sono qui. La sento. Tutto fegato e... Vai di critico. Hola. Giornalisti o solo a me? Va bene. Cosa c'è? Ah, oh, notizia. Detergente. No, detergente estinto. Estintore. Estinguite. Ok. Oh, ma sono completamente senza voce oggi. Cioè... No, io adesso qua ci torno, perché secondo me quel tizio, allora, non è quel tizio che aveva i gatti, c'entrava la storia di qua. No, ok, non c'è più niente da girare. Pensavo ci fossero più deviazioni, invece era solo sto pittuso fatto male. Ok, usciamo di qua. Ah, come si fa a trovare qualcosa qui? L'avevo immaginato. Ma mi sono battuto solo per controllare, tranquillo. Rilassati. Allora, qua non c'è niente. Oh, canna da pesca. Whisky. Whisky American Christmas. Una valigia. Vabbè. Aperto. Bene. Bretelle e pantaloni. Va bene, prendiamo. Ce lo vendiamo. Ah, e poi per piaciuto. Cosa? Ho preso bretelle e pantaloni o... Pensa che prima lo metto. Oh, vabbè. Oh, abbiamo fatto. Torniamo qua. E andiamo a dire che la missione è stata completata e che i predoni sono stati presi a schiaffo. Vabbè, che tra poco stacco. Siamo arrivati un po' lunghi. Io vorrei chiudere sempre sui 40 minuti, poi mi tiro ai 50 e poi rischio sempre di fare un'ora. Parla! Oh, sto parlando con te, vai! Hai trovato quei predoni? Sì, sì. Allora ci ho pensato. Già sistemati. Scherzi? Finalmente una bella notizia dopo tanto tempo. Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che se ci avessi aiutati ci saremmo uniti di nuovo ai Minutemen. Se vogliamo che le cose migliorino, dobbiamo cominciare a sostenerci a vicenda.
Siamo dei vostri. Conta pure su di noi in caso di bisogno. E grazie ancora. Questo mi dice ancora di recuperare. E ci sono fatti dare, basta. Quindi facciamo una cosa. Andiamo a vedere questo che cosa vuole, ancora di sta missione. E poi andiamo. Perfetto, è crashato il gioco. Quindi ci possiamo salutare. Alla prossima. Ciao ciao. Che schifo.